Ora le persone o sono in malafede o sono ignoranti perché? Perché bastava approfondire e la tintoria non è la tintoria dei miei abiti, ma è la tintoria per lavare gli abiti storici dei trombettieri di Vito Orchiano, che come voi certamente avete visto, quando capi di Stato, Presidente del Messico, piuttosto che il primo ministro del Giappone, sono venuti durante i mesi della mia consigliatura in Campidoglio, vengono ricevuti con un tappeto rosso che viene messo ai bordi della Maserati dello Stato italiano, con cui viene accompagnato il capo dello Stato, in modo che non poggi i piedi sui San Pietrini ma sul tappeto rosso, e il tappeto rosso e anche i panni giallo-rossi dei trombettieri che annunciano l'apertura della portiera con le trombe vengono conservati, come giusto, e lavati in tintoria. Ecco chi è il sindaco Marino, un sindaco che ha governato per 2 anni e mezzo Roma e che magari vorrebbe continuare a governare la nostra città, un sindaco che ha impiegato il suo tempo per mandare in tintoria il tappeto rosso con il quale ha ricevuto le delegazioni che arrivavano in Campidoglio, ma che non si è mai occupato dei problemi reali della capitale d'Italia, un sindaco che ha abbandonato le periferie, penso a Tor Bella Monaca, a Tor Sapienza, dove i cittadini vivono in un quartiere pieno di illegalità, di criminalità, di immigrazione clandestina, dove non ci sono i servizi sociali, ma a tutto questo non ha avuto modo di pensarci. Questo è il sindaco che noi vogliamo che vada a casa, questo è il sindaco che non merita di essere riconfermato dai romani, perché ai romani non ha mai pensato.